non dico un dramma, dico che c'è da interrogarsi dentro il partito, perché se non si sa esprimere, cioè non mi farebbe spavento, anzi sarebbe una conferma che il quadro dirigente del partito è in sintonia ai suoi elettori, se il risultato è uguale. Se non è uguale vuol dire che c'è un attimino da risintonizzarsi, perché che il quadro dirigente di un partito non sia in sintonia con i suoi elettori credo che desti qualche preoccupazione. E questo si chiama concretamente avvicinare gli eletti agli elettori per le istituzioni e il partito ai suoi iscritti, ai suoi elettori. Questo deve essere il ragionamento che si fa e questo secondo me è un'ulteriore convalida che si fa bene a fare il passaggio delle primarie anche tra i nostri elettori. Detto questo, Brenda poneva una questione sulla quale il Partito Democratico è nato prima della crisi, ma il Partito Democratico nel suo nascere aveva questa questione della situazione del paese, della necessità con cui il paese, già l'Italia era collocata rispetto ad una difficoltà di crisi strutturale, di necessità di rilancio della crescita, necessità di rimuovere un sistema che era già bloccato ancora prima della crisi nel nostro paese. Guardate, difficoltà che noi abbiamo anche in Toscana. Noi purtroppo sono anni che abbiamo delle oggettive difficoltà, o non si cresce, o si flette un pochino, o si cresce pochissimo. Questa è la storia degli ultimi 10-15 anni anche nella nostra regione. E l'idea di costituire una forza grande nel paese è che oggi l'Italia e la Toscana non hanno bisogno di riforme congiunturali, cioè non è che a queste cose si risponde con un'aspirina, a queste cose bisogna rispondere con degli antibiotici. E gli antibiotici si chiamano rivedere strutturalmente i nostri fondamentali dell'economia. Oggi a questo si sta sommando la necessità, comunque questo è un lavoro che dovremo fare quando ci sarà la ripartenza, per preparare il paese alla ripartenza, e che non sta facendo nessuno, oggi a questo si sta assommando la necessità di uscire da una crisi che per certi versi ha colpito tutto il mondo in certi modi diversi a seconda poi di come le varie parti del mondo erano e sono collocate rispetto all'aspetto fondamentale, è stato quello della crisi finanziaria nata negli Stati Uniti, eccetera, eccetera. E quindi noi abbiamo però rispetto a questo anche un nuovo compito come partito e come paese. E io credo che una forza come la nostra possa svolgere questo nuovo compito se è una forza, come si diceva prima, cioè una forza che risponde non a un pezzetto ideologizzato del paese, ma a un'ampia parte del paese. E la domanda più grossa, questa di come si esce dalla crisi e di come poi si possa fare successivamente per non tornarci, è la domanda che si sta ponendo ora negli Stati Uniti un grande presidente che sta rispondendo con risposte innovative. Ma che guardate, sono tutte risposte, se si guarda un po' insieme, perché poi bisognerebbe riprendere anche l'abitudine, no? Questi approfondimenti di rifarli anche un po' insieme. Se ci s'avesse, per esempio, l'occasione di passare una mezza giornata, questo non credo dividerebbe nemmeno, perché poi siamo un partito, eh? Ora è chiaro, poi ci si scalda, ci si confronta, ma alla fine esce il Partito Democratico migliorato rispetto a prima perché avrà un segretario legittimato e una linea più chiara, qualunque essa sia. E chiunque di noi starà
a quella linea e starà a quel lavoro che c'è da fare per andare meglio in quella direzione. Non è che si sta dicendo cose divergenti. PD non si torna indietro dal punto di vista della sua, del contenitore. Si può avere interpretazioni diverse di come si va avanti, ma questo è un congresso e questo è un confronto. Ecco, tornando a Obama, cioè, poi la risposta che più sta dando è una risposta che diciamo ha a che vedere con l'economia, ma relativamente, che è una risposta che lui mette più sul punto di vista della giustizia. Cioè lui dice oggi serve recuperare un'economia dal basso. Lui dice serve oggi che io mi faccia dare indicazioni da quel lavoratore colletto blu della General Motors che è in licenziamento più che dal banchiere a cui fino ad ora si è dato ascolto nelle politiche del governo, dei governi precedenti. Lui dice io bisogna ricostruisca un'economia fatta delle imprese medie, piccole, ma produttive che ho nel paese e che quando devo guardare agli scambi commerciali non guardi agli scambi commerciali solo in termini di profitto, ma anche in termini di come questi scambi commerciali hanno una ricaduta positiva per i lavoratori di quei paesi, cioè che un prodotto non mi costi meno, una maglina bellina non la paghi meno se poi viene realizzata da un ragazzino di 10 anni sfruttato, ma che nelle regole internazionali del commercio io questo lo possa controllare. E lui dice, non solo lui, guardate, io leggevo in questi giorni d'agosto un libro che parla anche di grandi operatori finanziari americani, gente che ha fatto roba fra le prime 10 persone più ricche del mondo con gli scambi immobiliari, quindi figuriamoci, no? Non hanno nulla a che vedere con i lavoratori, però anche loro dicono bisogna recuperare un mercato di regole, bisogna immettere delle regole a un mercato che si è sostituito alla politica, cioè la politica non ha saputo indirizzare il mercato, ma anzi è stato il mercato che ha indirizzato la politica e alla fine ha prodotto questo. Allora vedete, questo insieme a tutti i temi del lavoro, dell'immigrazione, sono i temi con cui poi il Partito Democratico fa la sua proposta al Paese, fa la sua proposta anche contro a questo governo. Noi in un periodo di crisi siamo di fronte a un governo che su questo non ha fatto praticamente nulla. Siamo di fronte a un governo che sulla crisi ha tirato fuori 6 o 7 miliardi rivendendoceli 3 o 4 volte, che non è stato capace di discutere neanche in Parlamento della difficoltà. Avete visto, cioè tutte queste piccole pillole, le chiamo così Bersani, quindi credo sia una cosa che si può benissimo condividere, tutte le piccole pillole che ha messo per la crisi economica sono state o tardive o ininfluenti o addirittura dannose, perché poi insieme a queste piccole pillole ci ha messo un pillolone che è quello del condono, per cui il lavoratore dipendente paga fino al 47-50% di tasse qualche volta e chi deve ripigliare soldi dall'estero con la scusa che andranno a rifinire alle aziende, questo non è vero, pagherà il 5% di tasse per riportare in Italia soldi che ha levato all'erario per tutti questi anni. Allora, io credo che noi dobbiamo insistere con la nostra azione di opposizione rispetto a questo governo sulla crisi. Il Paese aveva bisogno e continua ad avere bisogno, specialmente a settembre, perché poi non è vero che la crisi è finita, la crisi durerà ancora molto a lungo. In questi mesi ne sentiremo gli effetti maggiori
sui lavoratori e sulle imprese.